mostra che mette insieme tantissimi artisti, non solo salentini, pugliesi, il mondo delle collezioni e anche questo accostamento tra gli artisti contemporanei ma del passato e i giovani artisti del presente. Felice quando qui al Must o in altri nostri contenitori ci sia una presenza così forte di persone che anche forse non hanno, come devo dire, grandi competenze artistiche, ma vengono incuriosite dall'evento e si avvicinano a un mondo così particolare. Il fatto che ogni giorno ci sia qualcosa in questa città che riguarda i vari segmenti della cultura non può che renderci orgogliosi. Perché sia veramente importante, questo evento deve diventare ordinario. Vogliamo che questo sia il contributo della comunità ad Artopia per Lecce Capitale della Cultura, ma un contributo ordinario di tutti quanti gli operatori culturali della città, del territorio, dell'intera Puglia direi a questo punto. Quindi a mio avviso, se vogliamo proprio mettere un accento e sottolineare l'importanza di questo evento, è perché è un evento ordinario, di ordinaria grandezza. Stiamo cercando di far diventare il Must un riferimento abituale, normale, quotidiano, affinché l'esercizio del vedere l'arte contemporanea sia fondamentale ed importante. Ancora di più oggi, che purtroppo leggiamo da tutte le parti, si vuole cancellare o si è quasi cancellato l'insegnamento della storia dell'arte nelle scuole. Il nostro patrimonio viene cancellato. È una sintesi importante del mio lavoro perché raccolgo in poco spazio quello che è lo spazio di un lavoro ormai di 35 anni. L'opera più vecchia è un'opera del 78, di quando ancora studiavo all'Accademia di Bologna, quindi inizio del mio lavoro, proprio il percorso storico, un'opera esposta poi alla Biennale di Venezia dell'82, quindi una summa, una sintesi in poche opere, perché in realtà le opere grandi sono 5, più alcune cose più piccole, che non è facile raccogliere e tagliare tante cose.